fascino dell'intentabile, la forza concentrata nell'appiglio su cui la volontà si salda e trova spinta per superare l'ostacolo. Le sue imprese sono il frutto del solitario, di se stesso e della conoscenza del limite, senza chiodi né ramponi, né aiuto tecnico meccanico alcuno. Per anni ha incontrato milioni di spettatori che ne hanno osservato, con un pizzico di timore, le imprese. Quello che questo mago dell'arrampicata impensabile ha realizzato è stata una sua personale crescita interiore e psicologica che lo ha reso signore delle falesie. Romanticamente impossibile, Manolo. Signore e signori, per la categoria Sport e Ambiente, Maurizio Zanolla, più noto come Manolo. È veloce non soltanto ad arrampicare, buonasera, ma anche a scendere, mi sembra. Buonasera. Buonasera Manolo. Allora, andiamo più avanti. La possibilità di vivere sulla punta delle dita, ha detto Manolo in una intervista chiamato Il Mago. Ecco, nelle sue prove Manolo non è accettato assolutamente un margine di errore, perché insomma è abbastanza complicato poi recuperare. Qual è stata, tra le tante imprese compiute, quella più emozionante, quella che le ha regalato qualcosa anche da un punto di vista interiore? Allora, purtroppo la mia carriera si è allungata, nel senso che ho cominciato tantissimi anni fa a scalare, e forse le emozioni che ricordo di più sono le ultime, quelle più vicine, quei risultati che ho raggiunto quasi in un modo insperato a fine carriera, e questo significa che forse potevo impegnarmi di più e raggiungere risultati ancora più. Guardate Roberto Cabuti, l'immagine che ci propone proprio di Manolo, veramente la forza nelle dita, ma non è soltanto lì. No, a scalare non è sufficiente, e soprattutto per avvicinarsi alla montagna. La forza fisica, la forza mentale non è sufficiente, dobbiamo acquisire davvero un'esperienza molto importante che naturalmente richiede un tempo che significa entrare in quei luoghi con grande umiltà e rispetto verso l'ambiente. È l'unico modo per poterne uscire con un minimo di esperienza da raccontare. Quindi ambiente e competizioni, però nella sua carriera lei non ha mai voluto partecipare a delle competizioni, ma forse perché la vera competizione è quella contro se stessi? Ma io l'ho vista in questo modo. Quando ero ragazzino avevo anche delle innate risorse nell'atletica, nella ginnastica, vincevo le competizioni, ma questo non mi creava soddisfazione. Invece penso che è assolutamente un mio modo personalissimo di vedere lo sport. Penso che non bisogna necessariamente essere il numero uno, il numero due per arrivare. L'importante è farlo, divertirsi, è estremamente educativa l'attività sportiva, se fatta con questo spirito. Poi naturalmente la competizione arricchisce perché ti spinge a migliorare, ma io ho trovato davvero sempre dentro di me mille motivazioni per continuare a migliorarmi, a spostare sempre più in là quei limiti che ho sempre cercato di esplorare e di sorpassare. Ecco, con Manolo, chiamato anche il mago per la straordinaria abilità con cui riesce ad aprire nuove vie, nuovi sentieri, probabilmente a lui solo raggiungibili, dobbiamo dire che l'arrampicata libera non ha età, perché a 52 anni ha raggiunto il traguardo più difficile proprio aprendo sulle Dolomiti la via Eternit. Intanto qual è stata la particolarità di questa impresa e poi quale altro sta preparando? Con cosa altro ci vuole stupire? No, questo mi ha sorpreso, perché a questa età è davvero difficile raggiungere livelli così elevati. Ha richiesto tantissimo sacrificio, tutta la mia esperienza, tutto il mio essere sportivo e non, per mantenere sempre quell'assoluta concentrazione sull'obiettivo, che diventa sempre più pesante, anzi forse potrei addirittura dire quasi insopportabile, perché lo trovo forse esagerato per questa età. Però è stato affascinante, perché ho aperto altre porte, ho fatto capire che la vita anche a altissimi livelli sportiva si può allungare. L'importante, insomma, le motivazioni, come sono dentro di noi, anche l'avventura non è scritta in nessuna parte, dobbiamo cercarla noi. E questo è stato bello, perché ho di nuovo aperto altre porte a quelli che verranno dopo, e sono sicuro che questo è un bel gesto, un bel passaggio da lasciare, un bel messaggio da lasciare agli altri, insomma. Complimenti Manolo. Sì. Consegna il premio del Fair Play 2011 a Manolo Luca Ginestrini.
E per il diploma di ambasciatore Fair Play consegna il dottor Gianluca Ghini, direttore Confagricoltura di Arezzo. Prego. Buonasera, benvenuto. Facciamo un che secondo per le foto. Una battuta al volo, un francobollo prima di lasciarci. A suo figlio la farà fare l'arrampicata libera, Manolo? Ma l'arrampicata in stretto senso sportivo sì. Se frequentasse l'alpinismo come l'ho frequentato io sarei davvero preoccupato, perché penso di essere davvero un sopravvissuto per aver attraversato un'attività che oltre che sportiva è davvero molto molto pericolosa. Grazie. Signore e signori, Manolo,